quando si incontrano gli amici c'è l'opportunità di parlare, di chiacchierare, guardare indietro per il passato, stare con i piedi per terra per il presente e lanciarsi verso il futuro. Ed è quello che è accaduto con il mio amico Ciro Gentile. Abbiamo chiacchierato del suo progetto Arcan e i palloncini, un progetto realizzato con il suo Cesi Marciano Ensemble e non solo, perché in questo libro che è esteso con un disco o un disco che è esteso con un libro grazie al QR code e alla pubblicazione di 12 Lune, l'etichetta discografica, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato velocemente, a dire la verità, in questo luogo in cui ho avuto l'opportunità di incontrarlo, nella piazzetta Pietrasanta. Però è l'opportunità anche di farvi conoscere questo lavoro, e così si può dire, veramente un lavoro enorme che è stato fatto per realizzare questo progetto, che vede la partecipazione di non solo del Cesi Marciano Ensemble, del gruppo di chitarre, ma anche di tantissimi ospiti come Paolo Cresta, che è stato la voce recitante in questo progetto, ma anche di tanti musicisti come Ivo Nilsson, il trombonista, compositore, grandissimo musicista, ma ci sono veramente tanti musicisti che hanno partecipato a questo progetto, Marco Gaudino, il Campet Singer Ensemble. Insomma, io vi inviterei a cercarlo questo lavoro, Ciro Gentile, Cesi Marciano Ensemble, Arcan e i palloncini, perché è davvero un lavoro che è costato tanto di energia, di professionalità e di creatività. Ma sentiamo le parole di Ciro Gentile. Di lì i turisti che conoscono le bellezze della nostra città, così come qua nella Pietrasanta, da quest'altro lato, eccoci qua, c'è la musica. Il mio amico Ciro Gentile mi è venuto a trovare. Ciao Gennaro. E parliamo di questo disco che abbiamo già fatto una mini presentazione dell'unboxing. È un disco bellissimo, devo dire. Io ho avuto il piacere e l'onore di vedere le prime sedute di registrazione in cima sulle pendici del Vesuvio. Sì. Una gestazione anche lunga, un disco che è stato abbastanza vissuto e articolato, però il prodotto è venuto meraviglioso. Pandemia comunque ha fatto questo, ovviamente sì. Ci ha ritardato un po' tutto. Raccontaci qualcosina così veloce. Disco più o meno ormai è stato abbastanza visibile, la formula è quella del libro con disco, ed è stato difficile stabilire se fosse un disco col libro, un libro col disco, ovviamente. Multimediale. Non è stato semplice arrivare a questa formula, e devo dire che ci ha dato qualche riscontro, siamo contenti, siamo usciti con 12 lune. Quindi alla fine siamo arrivati a questa formula, quindi con il libro che si scarica col QR code, e devo dire che insomma pare che sia stato apprezzato e siamo contenti di questo. E quindi questo bellissimo lavoro non è neanche appena nato, si può dire che già sta germogliando un futuro, o no? Sì, perché in realtà ho scritto la seconda parte. Questa è la storia del soldato che crede di incontrare questo personaggio che vende palloncini dentro nel ventre del Monte Antago. Ho scritto la storia di questo venditore, gli ho dato una vita, e quindi mentre il primo è un viaggio dentro se stessi, l'altro invece viaggerà per il mondo. Speriamo che possa vedere la luce, non chissà fra quanto tempo. Posso dire quando si
questo. Assolutamente. Sì, e invece dobbiamo dire che l'arte, insomma, tutta questa produzione che il maestro Civio Gentile ha realizzato è una cosa anche dispendiosa, non solo di energie psicofisiche, ma anche economiche, perché significa mettere insieme tantissimi musicisti, registrazioni, stampa, anche perché non è che, insomma, la stampa ormai, la distribuzione viene così, te la comprano, te la devi chiedere, devi vedere se qualcuno te la distribuisce. E quindi nel frattempo stavi dicendo che non c'è la possibilità di avere non solo il volume 2 di Arcan, ma addirittura anche un altro lavoro che... Stiamo registrando alcuni dei concerti brandeburghesi di Bach per chitarra. Noi abbiamo all'attivo Mozart e la chitarra, e adesso invece stiamo preparando il concerto brandeburghese numero 1, 3, 6 più una piccola parte della cantata numero 30. Quindi questo sarà il prossimo lavoro, e poi ci dedichiamo alla seconda parte di Arcan, che si chiamerà proprio la parte mancante. Va bene, Ciro, allora è stato come sempre un grosso piacere rivederti, poter scambiare quattro chiacchiere, parlare di arte, parlare di musica e fare in modo che la gente soprattutto venga incuriosita e possa ascoltare tutte queste fatiche, come dicevamo, non solo psicofisiche ma anche economiche. Insomma, speriamo che l'arte possa rimanere sempre in alto, così come questa città ha sempre regalato al mondo intero. Grazie a te di averci dato questa possibilità, è sempre un piacere stare con te, parlare di musica, e noi per questo lo facciamo. D'accordo, allora noi ci guardiamo anche questa bellissima piazza, questo campanile, questo posto dove ci sarà anche un concerto qui, e quindi sempre viva la musica.